Buongiorno, allora, il russamento sicuramente è un sintomo molto frequente, tantissime persone ne soffrono, tantissime persone russano più maschi che femmine, però sostanzialmente diciamo il russamento non è una malattia, è un disturbo diciamo di coppia, quindi molte persone sono disturbate e a volte creano anche dei problemi coniugali importanti, con separazioni, addirittura persone che dormono in una camera e non nell'altra. Quello che però importa, che è spesso associato al russamento, sono le apnee notturne, quindi le pause respiratorie, che queste devono indurre a rivolgersi al medico otorino specialista otorinolaringoiatra, perché le apnee possono essere causa di patologie molto importanti. Innanzitutto i sintomi, diciamo, le cause minori sono dovute alla interruzione delle varie fasi del sonno notturno, quindi durante le apnee si hanno dei micro risvegli che interrompono le varie fasi, per cui si ha un peggioramento della qualità del sonno, per cui tipicamente i pazienti hanno sonnolenza durante il giorno e si svegliano stanchi. Questo è un sintomo molto importante che deve far sospettare l'apnea al paziente, che si sveglia stanco, non riposato, col mal di testa. Allora, quando noi abbiamo un paziente con queste caratteristiche, è bene valutarlo, perché dobbiamo intanto capire se va in apnea, quanto va in apnea, perché apnee prolungate possono anche causare delle ipossemie, quindi dei danni d'organo. Il paziente non si ossigena di notte, può avere dei danni cerebrovascolari, dei danni al cuore, quindi con la cardiomiopatia dilatativa. Possono avere anche delle ipertensioni e dei fastidi anche dell'umore, delle sindrome depressive. Allora, l'otorinolaringoiatra deve individuare l'apnea, questo si fa con una registrazione del sonno che possiamo fare noi come pneumologi, viene registrato il sonno notturno, vengono individuate l'apnea, il loro numero, la loro durata, la saturazione di ossigeno. Una volta che abbiamo informazioni di questo tipo, dobbiamo individuare quella che è la causa che ha determinato l'apnea. Le cause possono essere molteplici, cause nasali, cause dei tessuti molli, che sono probabilmente le principali. Quindi l'otorinolaringoiatra deve fare un esame approfondito, deve praticare un esame che viene chiamato sleep endoscopy, dove il paziente viene addormentato dall'anestesista ma mantiene un respiro autonomo, quindi senza intubazione tracheale. Con questo esame molto semplice noi possiamo con precisione andare a individuare quelle che sono le sedi di ostruzioni, che possono essere sedi di patologie nasali, patologia del palato, patologia dell'ugola, della parete laterale faringea, dell'ipofaringe e dell'epiglottide.